hai scelto lei. Assolutamente sì, non c'è nient'altro. Appena ho trovato l'opportunità l'ho fatto subito. La realizzazione di un sogno, ragazzi, anche persone comuni come noi, che diciamo non navigano nell'oro, ecco, diciamo questo. Però possiamo realizzare i nostri sogni. Andrea è esattamente l'esempio di quello che ho appena detto, ovvero nasce una passione, ti innamori di una macchina follemente e decidi di comprarla e trasformarla. Questo è un po' quello che tu hai fatto, quindi ci hai creduto, è stato sì, la cosa completato. Principale è farlo anche coi tempi giusti, perché poi la vita ovviamente più andiamo avanti e più è difficile magari che una famiglia, figli, quindi il fatto è che appena ho trovato l'opportunità l'ho fatto subito. Certo. Io non pensavo di farla prima dei 30 anni, di averla, di comprarla, però mi sono durato 23 anni. Anche poi in occasione, perché poi la storia l'abbiamo raccontata, è stato anche casuale il fatto che stesse poi accanto a casa mia un RX7 che io cercavo in Giappone. Infatti, se non l'avete ancora visto, ragazzi, qui in alto a destra vi lascio un link del nostro primo video. Episodio. Ne abbiamo fatti tre, questo è il terzo, dove Andrea racconta proprio sta cosa, cioè la macchina giapponese per eccellenza dei suoi sogni che, guarda caso, la trovi dietro casa. Sì, è assurdo, guida a sinistra, cioè era tutto così il destino. Perfetto, il destino, hai detto bene. Potevano starci quante auto ci stanno nel mondo, pieno, no? A me e a Luca infatti ci ha proprio convinto la tua storia per questo. Infatti dai, ti lascio nelle mani del buon Spadano che ti fa qualche domanda e io nel frattempo mi vado a fare un caffè. Che ne dici? Due. Hello my friend. Vedi che puntualità, ragazzi, ecco il caffettuccio. Arriva Spadazzi, arriva il caffettuccio. Che servizio. Allora, raccontaci tutto, anzi raccontateci tutto. Io vado dietro la camera. Ok. L'hai sognata, l'hai guardata milioni di volte su YouTube, ma non ne avevi mai vista una, e tantomeno non ne avevi mai guidata una. Adesso che ce l'hai, rispecchia quello che credevi o magari... Cioè, può succedere anche che qualcuno rimanga deluso perché magari l'hai talmente iconizzata nella tua testa che dici che stava arrivando all'F40 e invece poi... Guarda, non credo che scenderei mai se potessi. Diciamo che ti soddisfa anche il lato, diciamo, del tuo egocentrismo, perché siamo stati insieme a più di un raduno. Io l'ultimo raduno sono venuto con un'Evo da 450 cavalli, non se l'è cagata nessuno, tutti quanti. Cicciarrito, sei pure diventato un po' famoso su Instagram, eh? Sì, questa cosa non la faccio pesare neanche a chi mi scrive, nel senso io non sono un tipo che alla fine se la tira, ho un RX7, ma non valgo né più né meno di nessuno, quindi certo. Rispondo a tutti, mi chiedono spiegazioni, mi chiedono magari delle curiosità, ma c'è a tempo, cioè a tempo perso rispondo a tutti perché comunque mi rivedo in loro, nel senso anch'io sono stato un sognatore, ecco, che la voleva, che... Tra mille sognatori poi ci stanno quei 10 che ce la fanno. La chiave col rotore. La chiave col rotore. Così ce n'è uno per te.
sì. Una piccola parentesi pure, ecco, abbiamo detto, abbiamo fatto la battuta perché si sa che insomma i rotori e i motori rotativi in generale sono un po' particolari. Come te la cavi tu con il mantenimento di questa Rossetta? Allora, in Italia è già difficile mantenere a prescindere, certo, per i costi di gestione. La manutenzione, ovviamente, io la utilizzo come auto della domenica, come l'auto dell'uscita serale, e non è una manutenzione poi così folle. È vero, consuma, se corro fa 3 al litro, non c'è niente da fare. Cioè, 3 al litro? 3 al litro. Se corro, sì, se corro è follia pura, vedi proprio... Va giù, il contagio risale e quello della benzina, cioè, scende insieme. Io esco quando andare a mettere benzina, vedo così. Bella questa. Però vabbè, non sono auto e la paura... tutti no, i giorni. Non quindi... ha senso. Uno, perché le strade non lo permettono, perché veramente... poi a Roma è dura perché rischi veramente di toccare ovunque, di prendere buche, quindi... Meno la utilizzi meglio è, purtroppo, però questo ti permette anche di stare abbastanza tranquillo con le spese, perché a parte la benzina, ok, ma anche le rixette, ovviamente si mangia l'olio, ma deve essere così. È così, lo consuma proprio, brucia proprio. Esatto, esatto. E quello però, cioè, si consiglia di cambiare, magari di fare un cambio dell'olio ogni 5.000-6.000 km. Ok. Io ne faccio 2.000-3.000 l'anno. Cambio l'olio. Cambi l'olio, cambio l'olio una volta, no? All'anno, sì, e via. Certo. È una spesa, sì, ma non è folle. Sì, parliamo di 80 euro, 100 esatto. euro. Poi il rabocco che si fa ogni tanto, perché consumandolo completamente, cioè nel senso... Io ho avuto una RX7 per un po', mettevo anche 200 grammi di olio due tempi quando facevo il pieno, quindi direttamente nel serbatoio 200 grammi di olio due tempi. Tu lo fai? Sì, ce l'ho messo prima. C'ho... Michele, sì, per forza. Non usandola tutti i giorni, esatto. Anche se quel sabato domenica spendi 100 euro, esatto, esatto. Sono 400 euro al mese, d'altronde c'è una RX7 e non c'è una Panda. Poi, cioè... è anche un discorso di quello che poi una persona vuole, nel senso, a me fa più felice stare in giro con le RX7 che andiamo a fare una cena. È molto soggettivo, e quindi se uno vuole un'auto del genere, deve sapere che o sei fortunato che hai dei soldi, o comunque ogni tanto ti limiti, esatto, nelle altre cose, e ce la fai, non è impossibile. Attualmente il costo è solo il grande problema, e trovarla, perché sono sparito. Il costo di acquisto, il prezzo, sì, di acquisto è il più grande problema. Il mantenimento almeno è relativo. Sono salito, almeno 10.000 euro ha preso quando l'ho presa io, sono, sì, passati 5 anni, sì. A me piaceva tanto l'NSX anche, ma quella forse è stata la prima che è volata, sì. Beh, è sempre costata più di 50.000. Vabbè, euro, è un altro range rispetto alle, certo, però adesso che stiamo parlando di prezzi, vorrei rispondere al titolo del secondo episodio che molti di voi, insomma, ci seguono, sicuramente avranno visto, che era l'episodio in cui partivano tutte quante le modifiche, e avevamo intitolato con Matteo questo episodio "Ce la faremo con 10.000 euro?". Perché mi ha chiamato? Cioè... Perché? Perché questa è originale, esteticamente perfetta, ma è originale, quindi la dobbiamo trasformare. Ci ha messo un limite. 10.000 euro. Ma che ci facciamo con 10.000 euro? Ma ce la fai. A comprare i pezzi? Pezzi e restauro. Ce l'abbiamo fatta? No. No, io... No, ragazzi, è impossibile. No. Siamo stati più vicino ai 10.000, ma è impossibile fare quello che abbiamo fatto sulla RX-7 di Cicciarito con 10.000 euro. È impensabile. No, non siamo andati troppo lontano. No, no. Io ho smesso di tenere conto, perché sennò... Ma è meglio che non lo fai. Sì, no. No, no. A una certa ho smesso, però non credo che poi siamo andati troppo lontano. Che 10 cosa... 10.000 no. Che cosa abbiamo quindi comprato per questa RX-7? Vogliamo dirlo? Allora, dunque... Siamo partiti da un'idea iniziale. Ovviamente, come faccio spesso con i miei clienti, la miglior cosa è andare su Instagram, cercare per hashtag e cercare di capire qual è lo stile che vuoi dare alla vettura. Ovviamente il nostro caro Cicciarito, che già questa cosa la faceva da anni perché seguiva tutti i proprietari di RX-7 del globo, si era già disegnato nella sua testa come voleva la macchina, quindi con lui non è stato poi così difficile, a parte qualche piccolo particolare che ci ha fatto un po' tribolare, però pomeriggio, la scelta è filato tutto. Abbiamo preso come riferimento una RX-7 americana famosissima di Bischi, ma ci teniamo a dire che comunque
l'abbiamo appunto presa come riferimento, poi l'abbiamo fatta leggermente diversa. È ovvio che i body kit per l'RX7 alla fine sono quelli, a meno che non facciamo qualcosa di completamente custom, col rischio poi anche di non essere rivendibile, diventa difficile trovare comunque il modo di fare un RX7 del tutto unica. Quindi anche per un occhio di rivendibilità, che io tendo sempre a consigliare anche questo, perché per me sono tutti quanti degli investimenti, abbiamo mixato, diciamo, due o più body kit. Abbiamo preso spunto da Reame Mia, che insomma produce due o tre body kit con gli allargamenti. Abbiamo preso paraurti anteriore della FID, il cofano con le prese d'aria in carbonio, che poi abbiamo riverniciato, quindi sì. In carbonio si vedono soltanto gli sfoghi, perché abbiamo avuto anche lì dei dubbi se lasciarlo in carbonio oppure no, però era davvero pesante, il cofano nero era molto anni sì, 2000. Io ho preferito, ma per gusto mio personale, fare una cosa un po' più clean. Ho avuto tanto il dubbio dello spoiler, però uno spoiler un po' stampella sarebbe stato... Abbiamo preso il Mazda Speed, troppo, sì. Che è quello originale della Mazda, però per dare maggiore cattiveria, visto che abbiamo cambiato il paraurti anteriore, abbiamo messo le minigonne con le lame e abbiamo allargato, dietro il paraurti posteriore era quello vuoto. Originale era vuoto, quindi abbiamo messo un diffusore posteriore che con lo scarico e con questo diffusore ha un po' riempito la visuale posteriore dell'auto, anche se non è pesante, anzi no, è abbastanza snella. No, ce ne sono di molto più pesanti, però no, siamo riusciti comunque a mantenerla molto molto clean, ma veramente veramente secondo me è un bel lavoro, non perché l'ho scelto io i pezzi o cose, perché ti sei affidato in power. Assolutamente. No, ma abbiamo avuto anche qualche problema. Per esempio, un problema è stato lo spoiler, perché lui voleva lo spoiler sul tetto, quindi che andava ad appoggiarsi, diciamo, sul lunotto posteriore. Il problema è che questi spoiler, innanzitutto, non fittano proprio precisamente. Il lunotto dell'RX7 è molto tondo. È tondo, è veramente difficile. Rischiavamo moltissimo di rompere il lunotto, il che avrebbe complicato ulteriormente la lavorazione, perché trovare il lunotto posteriore di un RX7, ma soprattutto farselo spedire, diventa un problema, perché trovarlo si può anche trovare, ma il problema è che non te lo spediscono, perché il rischio che si rompa è altissimo. Quindi abbiamo comprato questo spoiler da tetto, diciamo. Lo abbiamo montato, ma poi fu rimosso perché non ci convinceva. Altro problema risolto egregiamente sono stati i cerchi Lega, perché ovviamente lui non poteva prendere un volgarissimo TE37 come tutti quanti i cristiani della terra, ma ha scelto un cerchio Lega Blitz che praticamente è uscito di produzione tipo 10 anni fa. E quindi abbiamo dovuto cercare questi cerchi Lega direttamente in Giappone, e pensate che li abbiamo trovati da un tizio giapponese che li montava su un Mercedes, sbaglio? Sì. Su un Mercedes, quindi anche la foratura ce la siamo fatti sotto, perché il Mercedes è 5x112, mentre la macchina, la Mazda RX-7, ha un attacco al mozzo 5x114,3. La maggior parte delle volte questo scarto di pochi millimetri può essere colmato con l'utilizzo di bulloni autoflottanti. Però finché non c'è il cerchio in mano, non lo sai. E non arrivava mai. No, il problema è che il cerchio... non 400 euro. Usato. Quindi capisci che compri quei cerchi e magari neanche li puoi... Poi hanno degli ET particolari, un canale particolare... Cioè, o montano, cioè veramente. E poi l'ansia. Quant'è? 2 settimane che ci mandiamo foto che si cerchi. No, tra l'altro, non so se ci avete fatto caso, ma non so, sicuramente non siamo stati noi. Ma sono uscite tantissime repliche nell'ultimo anno di questi cerchi. Sono tornati di nuovo sul mercato. Io li vedo ovunque. Sulle GT86, sì, su altre Mazda RX. Cioè, era un cerchio che era sparito dal mercato ed è tornato di moda. E sono uscite 2 o 3 case americane o cinesi, insomma, 365 si chiamano, 365 Power, sì. Che fanno la replica. Però noi abbiamo l'originale Blitz, introvabile, scomponibile in 3 pezzi. È un bel cerchio, che facevano in 2 versioni, che era silver o cromato, però cromato non troppo, non mi sono mai piaciuti, troppo bling bling, sì, no.
Silver è molto bello. Prende delle belle sfumature pure con i riflessi. È molto bello. Ti accende proprio la macchina, vai così. Cerchio nero è bello, però personalmente di notte non vedi niente. Non vedi il dettaglio, magari c'è un cerchio da 4.000 euro e non lo vedi, non lo percepisci. Il TE37, che gli vuol dire? Niente. Però volevo un cerchio, ecco, il Blitz, e faccio fatica anche a vederlo adesso con altri cerchi. Con altri cerchi? Sì, adesso. Diciamo, se dovessi mettere l'invernale, ricompressi il Blitz. Sì, assolutamente. E qualche colore strano. Un po' pazzerello. Cosa è successo? Vogliamo lanciare anche un po' un messaggio in questo video di fare molta attenzione. Purtroppo il nostro caro amico Andrea è incappato in una truffa. In una truffa riguardo l'immatricolazione del mezzo. Più precisamente, quando siamo andati ad acquistare questa macchina dal mio contatto Mauro, ovviamente io mi sono subito proposto anche per seguire l'immatricolazione italiana della vettura, che non aveva documenti italiani ma aveva documenti americani. Era un periodo però un po' particolare, perché io ero veramente pieno di lavoro e allo stesso tempo però Mauro, in tutta onestà, certo, assolutamente senza saperlo, gli ha proposto un contatto con il quale lui aveva già fatto una precedente immatricolazione, e quando tu mi sei venuto a dire le tempistiche che ti avevano promesso e i soldi che avresti speso, anch'io mi sono sentito dirti: guarda, da me verrebbe poco di più, ma comunque sto davvero molto impicciato col lavoro, falla fare a loro perché sicuramente andrà bene. Non è andata così. Sia Cesarito che il nostro amico Mauro sono stati truffati da questa persona, la quale gli ha chiesto più di 3.000 euro e non ha mai fatto nulla. Fortunatamente sei riuscito. È stata dura. È stata dura perché questa persona in realtà non lavorava più per la società di per la quale stava di nome, è certo, quindi non riuscivo a rintracciarlo. Sparito. E ogni tanto mi chiamava, ogni tanto si faceva rivedere, sognando poi che poi a breve me l'avrebbe dato tutto, invece niente. Sono passati 2 anni, sono stato 2 anni con una macchina ferma e con tanti soldi buttati. Quindi quando e se vorrei, se volete immatricolare un'auto dall'estero, perché ci sono delle occasioni, cioè in America ancora qualcosa si può trovare a un prezzo accessibile, dovete affidarvi a persone che sanno quello che fanno e di cui vi fidate, perché se no veramente entrate in un tunnel da cui è difficile uscire. Io ne sono uscito, ma ho cacciato altri soldi. Cioè hai rimesso quei 3-4 mila euro e hai rifatto tutta la pratica da zero. Esatto. Fortunatamente siamo... Per non parlare di quanto mi logorava il fatto che avevo una macchina... Sì, passati quasi 2 anni. Non avevo più il mio libretto, non avevo niente, non sapevo come uscirne. Ma Mauro sta nella stessa situazione e ti dico che la settimana scorsa un ragazzo con una Lexus IS300, quindi quella con 2GZ, stessa cosa, ha dato più di 3-4 mila euro a un importatore che deve fargli le targhe e questo è sparito nel nulla. Capisco che è anche difficile trovare chi fa questi lavori, perché non sono tanti. No. Quindi uno magari si fida, ecco, però... State attenti, magari che date degli anticipi, non saldate, bisogna andate a step, fate vedere che, siccome ci sono diversi step durante questa procedura di immatricolazione, saldate parte dopo parte, sì, dovete stare attenti, affidatevi a chi ha delle recensioni. Un'auto americana, perché non può essere immatricolata direttamente in Italia. Sì, perché che cosa succede in breve? Un'auto che viene da fuori dell'Unione Europea, per essere immatricolata sul territorio italiano, deve essere necessariamente una Euro 6. Quindi ne conviene che le auto che piacciono a noi, se so Euro 1 è il grasso che cola, significa che bisogna mandarla in un'altra nazione della comunità europea, una nazione un po' più permissiva, per esempio Bulgaria, Romania, Lettonia, Estonia, neanche più tanto la Germania, ha un po' smesso, ha un po' chiuso le porte a questa cosa. Falla immatricolare lì con i documenti a quel punto europei e a quel punto potrete immatricolarla in Italia, perché è già diventata europea. Vale per l'America, vale per il Giappone, vale per gli Emirati Arabi, vale per tutto ciò che è extra Europa. Quindi ci sono degli step. Il mio consiglio è sempre quello di affidarsi a chi ha delle recensioni positive, quindi informatevi, non buttatevi a caso, ma se potete cercate anche di pagare step by step, in modo da non dare
3-4 mila euro a queste persone che poi purtroppo non è neanche la prima volta, spariscono. Peggio ancora, apro e chiudo parentesi, so di persone che hanno addirittura documentazioni false. Assolutamente. Quindi totalmente inconsapevoli di avere un libretto italiano falso, sono andati in giro, sono riusciti ad assicurare addirittura la macchina e poi purtroppo sono stati richiamati in un controllo e tutti questi libretti sono stati stracciati con conseguente perdita del possesso dell'auto. Un macello. Allora, attenzione. Ave Maria, piena di... C'è una seggiolina. Aspetta, sono tipo Fantozzi quando ti ricordo il film. E ragazzi, di nozioni ve ne abbiamo date a sufficienza, mi auguro. Con Spadazzo è sempre una certezza. E basta, il video per noi penso sia sufficiente. Direi che prima che prendi il quadricipite vi vogliamo ricordare di iscrivervi a questo canale, attivare la campanella, lasciare un like e se ve va commentare, visto che c'è stato tre, avete fatto tre, fate pure quattro, no? 30 o 31 vogliamo scatarare?